sulla questione della fogna e le fogne. La questione delle fogne, io, qualcuno di voi l'avrà visto, sto in guerra con Acea ormai da 2 mesi. Io ho fatto una richiesta specifica alla CEA di completare le fogne, manca tutta la parte che va sostanzialmente da Zia Vienna, da Rovo della fino a De qua, c'è tutto un tratto che non è servito dalla fognatura. E quel lavoro là lo deve fare CEA, perché è passato competenza alla CEA dal 2007 tutta la gestione delle acque e delle fogne. Come sindaco sto a fare una battaglia affinché Acea lo faccia, mancano là e mancano... Il problema però è un altro, se poi ci sta chi non c'ha la cinfogna e scarica a cielo aperto, sta commettendo un reato. Proprio un reato è grave. Sta commettendo un reato e chi scarica a cielo aperto è come quello che fa i fuochi sotto, fa un reato, però se permettete... se uno fa reato la competenza non è del sindaco, è dei carabinieri o delle guardie provinciali, perché io non è che so carabiniere che vado a fare il coso, il poliziotto. Va segnalato a chi di dovere. Va segnalato a chi di dovere, perché chi non ha le fogne c'ha il... Quello è reato. Dopo ne parliamo bisogna informarsi pure bene. Su queste cose, perché poi dopo se noi rischiamo, è la stessa cosa dei fuochi. Lì va fatta una telefonata alle guardie provinciali, perché è vietato. Io poi se non rispondo ai vigili, questo fatemelo sapere. Però non è che ci va l'amministratore, là è questione dei carabinieri. Prima di buona educazione, secondo del rispetto delle leggi, terzo poi se non capisci va segnalato. C'è la concezione che faccio come mi pare. Però questo è cosa che lasciano il tempo che trovano, perché se uno vive in una comunità... È come per i cani, no? È come per qualsiasi cosa. Però allora, se non ci sta il rispetto delle norme, bisogna che qualcuno intervenga. Però forse non lo sanno? Non ascoltano la televisione? La legge non ammette ignoranza, però, quindi non è...